Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. Questo è il sesto episodio del mio Let's Play in Blind Run su Coromon, completamente in italiano. Io sono sempre Glacial Sphere e vi ricordo subito di lasciare un bel mi piace se state gradendo la serie, di iscrivervi al canale, di commentare e di condividere il video a tutti coloro a cui potrebbe piacere questo videogioco. Detto ciò, vi faccio vedere che tra una parte e l'altra ho battuto giusto un paio di selvatici, ho fatto fare un livellino a Silquil, uno Svurmi se non sbaglio, uno Darmado, ma niente di che. Svurmi ha imparato una mossa in realtà, che pensavo fosse speciale perché era tipo Thundershock o qualcosa del genere, scarica forse, Taser, ecco, ho detto ok, questa magari è finalmente un attacco speciale, invece no, è praticamente tuono onda, non fa danno ma paralizza il nemico. Non è male per catturare i Pokémon effettivamente. Ho dato poi il condivide esperienza, quello che fa prendere proprio esperienza, a Silquil. Vorrei portare più su lui, ok? Ho messo davanti Svurmi e a questo punto andiamo nel laboratorio senza ulteriori indugi. Abbiamo esplorato praticamente, credo completamente, Isola di Donar. E ora andiamo in questo, credo che sia laboratorio. Eccoci infatti, laboratorio di Buzzlet. Diamo un'occhiata in giro. Ok, mappa mondo fluttuante, classico. Vorrei vedere se ci sono però degli strumentini nascosti. Qui no. Carl, in questo laboratorio riusciamo a rifornire di energia le aree di Velua prive di energia. Riesco sempre a vedere il lato positivo delle cose. Va bene? Anche con tutto questo caos là fuori, ci teniamo ancora a rispettare le regole. Se vuoi entrare, ti servirà un camice. Perfetto, mi fa cambiare automaticamente. Sono qui, dice Nicola. Oh, scusami. Credevo fossi uno di quei tipi strambi di cui mi parlava Thomas. Sono dappertutto. Al porto, nella grotta fragorosa. Non siamo più al sicuro. Calmati un attimo, puoi spiegarmi cosa sta succedendo? Sì, hai ragione. Un bel respiro, conto fino a 4. Il mio caro compagno e collega Thomas lo stavano inseguendo. Per sfuggire a quei ceffi è stato costretto a chiudersi nella sala fusibili, nelle profondità della grotta. Andrei a cercarlo io stesso, ma non sono del tutto qualificato per battermi contro i Coromon selvatici. Mi sento perso, non so più che fare. Non preoccuparti, sono un ricercatore duellante. Posso andarci io per te, Ciaddone. Veramente? Non sai quanto te ne sarei grato. Ma la Grotta Fragorosa è un posto buio e pericoloso. Lascia che ti aiuti a prepararti. Questo elmetto con torcia incorporata ti sarà utile, altrimenti ti perderai nell'oscurità. Ah, non devo usare flash? E prendi anche questi, una torta combo S, ovvero una torta combo small, e un'essenza repellente. Altri nuovi Coromon da catturare, è la prima volta che entriamo in una caverna. L'entrata della grotta è sulla spiaggia, non puoi sbagliare, l'abbiamo già vista nello scorso episodio. Buona fortuna. Perfetto. Allora, Thomas è chiuso dentro la sala fusibili. Ok, va bene. Tra l'altro, nello scorso episodio non ho registrato la cam per un errore, era partita la registrazione, poi si era fermato subito e non me ne ero accorto, ma in questo episodio c'è. L'elettricità è fatta da elettroni che si muovono da un punto all'altro. Oddio, un fulmine, avete sentito? Se mi muovo vuol dire che sono anche io in una forma di elettricità? Domanda stupida. Ok, qui non c'è nulla. Oggettino, niente. Salve. William, recentemente siamo passati ai Coromon di potenziale potente e perfetto. L'efficienza energetica che sprigionano per le nostre batterie è più alta. Ah, sfruttano i Coromon per l'energia loro. Guardala qui. Quello è un Coromon perfetto, credo. È un Buzzlet perfetto. Guarda quanti Buzzlet, ci saranno degli strumenti nascosti qui. Sì, nell'acqua. Nell'abbeveratoio. Là si può entrare. Ci sarà l'equivalente di un surf, magari. Io posso direttamente andare nell'acqua. Diamo un'occhiata in giro, qua mi incuriosisce molto questa cosa. Salve. Chi si crede di essere William? Non posso essere in due posti diversi contemporaneamente. Stai parlando di un Buzzlet? Da quanto tempo mi stai ascoltando laggiù? Per favore, non dire al mio capo che mi sto lamentando di lui. Lavorerò più duramente. Ma no, ma poverino, ma... Oppure potrei lavorare in modo più intelligente. Sempre abile come ricercatore duellante. Quindi ecco una proposta per te. Ti lascio usare il nostro altamente desiderato lettore del potenziale,
un dispositivo unico nel suo genere in grado di leggere l'esatto potenziale di qualsiasi Coromon. Ma prendimi due Buzzlet con il valore potenziale pari a 14 o superiore. Mi sembra un buon affare. Sei incredibile, tieni, prenditi cura di questa cosa. Ok. Basta premere il grande pulsante rosso per controllare il valore del potenziale di un Coromon. Ok, farò del mio meglio. Meraviglioso, fammi sapere quando ne trovi. Dobbiamo consegnare dei Buzzlet, dobbiamo consegnarli però, non basta catturarli. Qui non possiamo scendere nell'acqua, va bene. Altro strumentino qui, fruttogello. Qui non possiamo interagire. Ora però vorrei usare questo strumento. Allora, oggetti. Lettura del potenziale. Posso usarlo? Devo andare su un Coromon per farlo. Sarebbe anche più intelligente come cosa. Sommario. Standard. Ah, oh, esce qua, ok, ora è 4. Quindi questo Swoon mi fa cagare. Ok, no, ora però saprò che i miei Pokémon fanno cagare. Ok, 12 non è male, è medio, va bene. Questo potente 18 è quasi perfetto. Potente 17, potente 17, standard 12, va bene. E a questo punto questo Swurmy mi sa che lo imbarchiamo, eh. Non ha alcun senso allenare un po' un Coromon con un potenziale così basso. Ok. L'ho allenato per quanto potevo, ma più di così. Tra l'altro noi avremmo già un Buzzlet dal potenziale alto, ma non voglio darglielo, scusa, è potente, è mio. Ok, quindi torniamo al centro Pokémon un attimo e lasciamo giù questo Wurmy qua. Vrummolo, come si chiama? Swurmy. Deposita Coromon. E lasciamo giù Swurmy. Ok. Poi ritira Coromon. Ma non posso fare così, tipo? No, qua si ordina. Me ne segna che ne ho 14, ok. E vorrei prendere questo, vedi, 15 lui. Niente male, 12 questo Tinshell, 11 non è malaccio, 14, 12, 12, 12, 15 questo Buzzy, cioè Buzzy è fortissimo in realtà, 12 non è male, 11 e 14. Ok, questi sono praticamente pari. Prendiamoci questo Fiddly, va? Ritira. Al posto di... Come si chiama? Swurmy. Ok. Ora abbiamo Fiddly. Abbiamo Moffell davanti, che no. Preferisco averlo davanti quando avremo degli allenatori. Mettiamo davanti Fiddly. Proviamolo. E andiamo nella grotta a questo punto. Andiamo ad esplorare questa grotta. Eccola qui. Transizione. Grotta fragorosa. Sto cercando di vedere dove potrebbero aver messo gli strumenti invisibili, eh. Ok, si incontrano a caso i Pokémon. Ah, si trovano qui i Buzzlet. Ecco perché ci hanno detto di catturarli. Beh, proveremo a catturarlo. Ma posso vedere il suo potenziale? Posso leggerlo direttamente da qui? No. Devo catturarlo per forza prima. Palle. Tenaglia furiosa, vai. E non era nemmeno molto efficace. Ok, Taser ci paralizza. Va bene. Ora però noi usiamo un oggetto. Un bello spinner e lo usiamo. Perché vi ricordo che abbiamo appena preso la missione secondaria di catturare due Buzzlet con il potenziale maggiore di 14, se non sbaglio. Quindi proviamo a catturarne un po'. Diamo un'occhiata. Se poi questo non è buono, lo liberiamo. Standard 10. Ok, questo non va bene. Direi che si può liberare. Libera. Via, sì. Ok. Qui non c'è nessuno strumento. Nemmeno qui. Ok, proseguiamo. Andiamo prima a destra.
Lumon, questo ci manca, possiamo catturarlo. Livello 7, tra l'altro molto basso. Però non so se sia raro, quindi meglio prenderlo senza farsi troppi problemi. Ah, è vero, il normale sull'elettro è molto efficace. È vero. Beh, come non detto. Qui non si trova nessuno strumento. Intanto continuiamo ad esplorare per trovare dei Pokémon, perché tanto i Buzzlet dobbiamo catturarli. Ok, usiamo un graffio e vediamo se lo buttiamo giù con un solo colpo. Ok, perfetto. Oggetti, proviamo a catturarlo. Spinner, vai. Dovrebbe essere catturato tranquillamente questo. Sì, diamo un'occhiata. Standard 5. Perfetto, è una merda pure lui. Libera. Addio. Oh, peccato. Qui non sembrano esserci strumenti invisibili. Armato? Così? Lo ritroviamo qui? Bell'armadio che si becca, che non si becca niente perché è inutile combattere contro di lui. Ah, si è liberato dalla paralisi, ottimo. Qui non sembrano esserci davvero strumenti invisibili. Torta PS, ottimo. Continuiamo ad andare a destra, eh. Qui non c'è, qui non c'è. Ok, a destra non si può andare, ho appena visto. Un Moffel. Un Moffel che dovrebbe essere appunto debole alle mosse di tipo acqua, quindi devi prendermi questa kill. Così in maniera proprio easy. Punti esperienza facili. Ok. Diamo un'occhiata qui. Niente. E di lì immagino non si possa salire, si possa solo scendere. Ok, un altro Lumon. Proviamo a prenderlo questo Lumon. Allora, usiamo. È un graffio però lo sciotto. Proviamo con Tenaglia Furiosa che non è molto efficace. Se colpisce solo due volte, perfetto, perfetto. Multisciami, cosa fa? Attacca o paralizza? No, abbassa qualcosa, la precisione. Perfetto. Oggetti. Spinner. Vai. Avremo un nuovo Coromon. Diamo un'occhiata soprattutto al suo sommario. Ok, è un buon attaccante, anche una buona difesa speciale, non male. Potenziale 11, è molto standard. Comune, come rarità. Multisciami abbassa, abbiamo visto la precisione di molto. Conduttore. Si carica quando viene colpito da un attacco di tipo elettrico, aumentando la propria velocità. Non male, è un'immunità totale all'elettricità. Lo teniamo, ovviamente. E non diamo un soprannome e non lo teniamo in squadra, lo andiamo al deposito. Questo Fiddly comunque mena, eh. Niente male. Sì, qui da livello 11, ottimo. Tanto viene tirato su anche lui. Andiamo a questo punto in alto. Due Moffel. Scorpacciata di esperienza qua. Scorpacciata proprio. Vai. Fuori uno. Avrei dovuto uccidere prima quello a livello 8, però. Perfetto, ha risvegliato il suo potenziale e continua con attacco fisico e velocità. Palla di sabbia, non è molto efficace, però diminuisce la precisione. Speriamo che non fallisca, e infatti. Niente, si è preso un danno in più per niente. Ok. Buono, Fiddly è un mostro, cioè. Fiddly è fortissimo. Allora, in questa però sfida vorrei mettere prima Moffel per fare Scippo. Immagino che sia un allenatore questo, sì. Ho appena riscattato il mio coupon per guanto. Già me lo sento, questo gelellino mi sta rendendo più forte di prima. Lo vedremo. Hai tre Pokoromon, ok. E parti con Armado. Armado potrebbe essere un po' pericoloso, eh.
Andiamo con palla di sabbia. Non gli abbiamo diminuito la precisione, mannaggia. Altra palla di sabbia. E uno glielo togliamo subito. Via. Livello 13 per Moffel, ottimo. Poi, manna in campo Fiddly. Questo è un problema. Devo assolutamente cambiare Pokémon. Squadra contro Fiddly. Dovremmo andare Q0. Manda. Il tipo ghiaccio è super efficace contro il tipo acqua. Va bene, usa pure il rafforzatore. L'abbiamo anche reso potente, questo Q0 ora. È ben riposato e pronto a subire danni. Subirà il 40% di danni in meno, come abbiamo visto nello scorso episodio con quell'abilità. Tenaglia Furiosa non dovrebbe farci quasi nulla, anche se colpisce 3 volte. Pure con un critico, va bene. Morso gelato. Ah, resiste, eh? E fa anche abbastanza male. Graffio. Buono così. Siliquilla a livello 12. Hondus, chi è? Oddio. Chi è questo? Si evolverà in Cerbero? Ha 2 teste. Allora, prende 2 perde le mosse di tipo sabbia e squarcio. È di tipo elettro lui. Ok. Squadra, vai Silquil e usa Scippo. Tanto Silquil vi ricordo che Pokémon morti, o meglio Coromon morti, paralizza? No, velocità diminuita, ok. I Coromon morti prendono comunque esperienza. Quindi io adesso sacrifico Silquil per shipparli i soldi a questo. Vediamo quanto mi dà, 112, non tantissimo in realtà, ma è comunque meglio di niente. Vai. E scippalo un'altra volta. Morso fa male. Una ferita sanguinata si è aperta. Ok. Ed ora usiamo un colpo rapido. Ah, l'ha usato anche lui. Dannazione. Va bene. Vai, colpo rapido. È morso. Va bene, ci sta, ci sta. Non è un problema il fatto che muoia Silquill. Anzi, buono così, la vendetta di Q0 fa anche più danno. Mandiamo Moffel e usiamogli una palla di sabbia che dovrebbe ucciderlo. Ci abbassa la velocità, non è un problema, era già più veloce di noi. Ma noi con un colpo di sabbia lo ammazziamo. Livello 14 per Moffel, ottimo. E ha imparato Morsa. Avvolge il nemico intrappolandolo abbassando la sua velocità per 5 turni. Ma una cagata, non la voglio. Preferisco queste mosse qui. Ok. Q0 ha risvegliato parte del suo potenziale, è quello che inizia. Allora, PS e difesa fisica, vai. Evoluzione! Vai! Prima evoluzione del gioco. Ed è proprio il nostro starter. Vediamo un po' come diventa. Non male. Preferivo il primo stadio, però questo è solo il secondo, probabilmente si evolverà ancora. Aruara è diventato. E ha imparato Zampillo. Il Coromon infligge danni pari al livello del nemico, una mossa utile malgrado il nome. Beh, è una mossa di tipo acqua che può essere utile al posto di Pelliccia Statica, che tanto non userà mai. O meglio, quasi mai. Per paralizzare abbiamo altri Coromon. Perfetto. Non mi ha fortificato per niente. Sì, questo va a spese soldi per il guanto, ricordiamolo. Ok. Ora abbiamo davanti Moffel, ma direi di rimettere davanti Fiddly. Fiddly, Fiddly. Abbiamo delle conquiste da prendere. Anche se devo ancora capire a cosa serve questo livello. Guarda. Ho fatto un botto di livelli, ma non servono a niente, boh. Ok, altro Pokémon. Vediamo chi esce. 2 Moffel. Fiddly. Ti fai una bella scorpacciata di esperienza qui, eh. Tra l'altro a livello 10 e 9. Ottimo. Taglia furiosa. Tenaglia furiosa su di lui. Addio. Guarda, livello 14. Palla di sabbia. Va bene.
Ah, mi ha abbassato la precisione. Speriamo che non fallisca allora. Tenaglia furiosa. Dai. Tu. Bravo. Ha un botto di attacco questo Pokémon, eh. Ha un botto di attacco questo Coromon. Fiddly. Fatti shot a tutti. A parte che è anche super efficace, però. Allora, andiamo a curarci con una torta PS su Fiddly. Ok, e proseguiamo. Ah, di là non si può andare a sinistra, quindi andiamo sempre su. Qui non ci sono strumenti, a quanto pare. Là c'è un allenatore, andiamo prima a destra. Strumentino? No, però una cesta lì c'è. Lumon l'abbiamo già trovato. Con un graffio dovrebbe riuscire a ucciderlo in un colpo. È tutta esperienza questa. Scarica elettrica. Massa. Mi ha fatto parecchio male. Non avrei dovuto ingaggiare la battaglia contro questo tipo. Però si ritira a livello 13. Quindi non mi lamento. Ok. Richiamo Lux. Va bene. Strumentino? Nada. Ah, qui l'ho trovato finalmente uno. 350 orde, non male. Niente qui. Niente, davvero. Nada. Ah, c'è sta qui dietro però. Torta PS, ottimo. Un altro Lumon. Vediamo se è più veloce, eh. O se siamo più veloci noi. Graffio. Perfetto, siamo più veloci noi. Addio Lumon. Ha risvegliato parte del suo potenziale. Gli servirebbe un po' più di velocità questo Pokémon, diciamoci la verità. Mettiamogli uno in velocità, uno in difesa fisica e di attacco ha già tantissimo, quindi... beh dai, mettiamogli comunque uno in attacco. È la sua statistica principale, quindi tiriamogliela su. Ottimo. Ed ora si può scendere da qui oppure salire. Ah! Si potrebbe addirittura salire. Mettiamo davanti Moffell e prepariamoci a rubare. Ho sentito dire che più avanti si nasconde un Coromon molto raro. Meglio prepararsi. Oddio. Vediamo, chi manda in campo lui. Oddio, chi è questo? Drupal. È di tipo spettro. Quindi due perde le mosse magia spettro, noi non ce l'abbiamo. Useremo palla sabbia e via. Ok, va bene, almeno metà vita gliel'ho tolto. Saliva appiccicosa, cosa ci fa? Ci diminuisce la velocità e vaffanculo. E infatti poi usa sonde. Ok, dopo devo sostituirlo questo, eh. Vi ricordate cosa fa sonde, vero? Buono. Fiddly. Tipo acqua, quindi vai, Cub Zero è tutto tuo. Ah, meglio, Aroara ora. Graffio. Non mi fai niente. Morso gelato. Va bene, prende il 40% di danno in meno. Però gli facciamo comunque un danno atroce. Graffio. E altro morso gelato. Buono così. Moffer è salito al 15. Houndus. Lui era tipo spettro, no? Elettro. Quindi subisce danni da mosse di tipo terra. Allora, mandiamo in campo Moffell. E usiamo Scippo. Colpo rapido, va bene. Usiamo comunque uno Scippo, dai. Morso, va bene. Tra l'altro Morso qui è una mossa di tipo elettro. E 170 gold non sono male. Usiamolo di nuovo. Altri 170 gold. E usiamo a questo punto una torta PS, vai. Altro colpo rapido, che non ne vale più la pena. Usiamo un altro scippo. Gran boato, va bene. Mi ha diminuito l'attacco fisico. Ok. Ed ora però con una palla di sabbia che dovrebbe essere speciale, se non sbaglio.
Dovremmo fargli un bel po' di danno. Vediamo, eh. Infatti lo shottiamo, colpo critico tra l'altro. Buono. Sì, qui ha risvegliato parte del suo potenziale. Velocità, attacco, velocità. Sì, qui era a livello 14. Ha imparato folata. Oh, finalmente. Il Coromon sbatte le ali e manda una potente raffica di vento verso il nemico danneggiandolo. Ovviamente l'abilito. E tolgo sabbia tascabile. Anzi, artiglio. Tanto abbiamo colpo rapido. Ah, però artiglio a squarcio, attenzione, no. Allora tolgo sabbia tascabile. Via folata. Ed ora tocca ad Armado. Altra palla di sabbia. Fa parecchio male, eh. Anche Armado fa parecchio male, devo dire la verità. Via. Vai. Potenziale sbloccato. Tiriamo su ovviamente in continuazione l'attacco e un po' di velocità, serve sempre. Uffa, come faccio a catturare un Coromon raro con una squadra così debole? Devi dirmelo tu. Oh, finalmente. Accumula un po' di frutti. Tra l'altro vorrei dare un po' di frutti ai miei Pokémon ora. Ai miei Coromon. Allora, dai oggetto. Frutto. Mulla. Buono, ma non buonissimo. Gli darei il frutto Giuba. Vai, dai. Poi, anche a lui, dai il frutto Giuba. Vai. E a Fiddly. Dai oggetto. Se no lui è frutto canul. Diamogli un frutto canul a lui, dai. E poi come oggetti curiamoci un attimo, così velocemente. Ecco fatto. E via. E continuiamo così. Qui ci sarà uno strumentino. Strumentopolo misterioso. No. Scendiamo. Oh, attenzione. Qui abbiamo uno strumento. Mossa istantanea, crepuscolo fittizio. Peccato che non ti dica cosa facciano. Ok. Aspetta, eh. Due per da terra, quindi palla di sabbia e addio. I suoi punti esperienza Moffett se li prende. Voglio portarlo al 16 a questo punto. Diamo un'occhiata in giro qui, eh. Qui si scende, perfetto. Si può andare solo a destra, quindi. Nessuno strumentino qui, nemmeno qui. Neanche qui. Nemmeno qui. Chi sarà il Coromon selvaggio? Il Coromon raro. Cala il crepuscolo. Bulletto. Moffa l'attacco fisico di immunità. È prepotenza praticamente questa. Allora, graffio e squarcio. Lui è debole a squarcio. Ok, no, non possiamo usare il graffio. Devo cambiare Pokémon. Squadra, o meglio cambiare Coromon. Posso mandare Buzzlet in teoria. Per indebolirlo. Sacrifichiamo in caso Buzzlet, tanto ci interessa fino a un certo punto. Anzi, possiamo addirittura paralizzarlo in teoria, eh. E lui usa Gran Boato. Mi diminuisce l'attacco fisico, ok. Facciamo pochissimo, noi usiamo Taser. Ecco, paralizzati, va. È immune! Ma in che senso? Prenditi un altro colpo, allora. Ma in che senso è immune? Scusatemi. Riceve meno danni dalle mosse elettrico. Quindi spettro. Ah, lui è elettrico, non è spettro. Pensavo fosse spettro. Vabbè, lui muore, ok. Perché aveva crepuscolo. Sembrava spettro. Invece no. Mandiamo armato. Con un bel graffio. No, però squarcio è super efficace. Non posso farglielo. No, ho sbagliato allora. Squadra. Mandiamo qualcuno che resiste ai suoi danni. Tipo nessuno. Proviamo a catturarlo. Allora.
spinner normale, no? Spinner argentato, può darsi. Andiamo con uno spinner classico. Vediamo se riusciamo a catturarlo con questo, pur avendo più di metà vita lui. Si è liberato, infatti. Mannaggia. Proviamo di nuovo. Questo lo voglio, Questo Houndus. Houndus. E continua a liberarsi. Non c'entra. Con due drop dell'attacco fisico potrebbe anche non ucciderlo con un graffio, Però Armado ha un buon attacco, quindi non rischio comunque. Proviamo con uno spinner argentato, è venuto il momento di usarlo. È impossibile, cioè non entra? Non entra. Cioè le abbiamo tirato 4 spinner. È un tipo a livello 9. Non entra. Con 3 drop all'attacco. Ma lo shot. Io sono sicuro che lo shotta questa roba qui. Proviamo a fare segugio. Azzanna il nemico. Aspetta, cosa fa? Attacca l'avversario con alta velocità. Questo attacco colpisce sempre per primo. Posso usare una sua mossa? O no? Ah no, posso semplicemente guardare le mosse che ha. Ok. Mossa gran boato e morsa di tipo buio. Ok, con la mossa morsa di tipo buio, come in Pokémon. Niente, una roba inutile quindi. Non serve nemmeno usare questo. Base non mi interessa. Usiamo un altro spinner argentato. Proviamo, dai. Ecco, la sensazione di questo Pokémon sia raro. Oh, preso. Cioè, raro no, ma magari non comune. Vediamo, Ha tantissimo attacco speciale. Giustamente, è un tipo elettrico. Rarità non comune, appunto. Morso, gran boato e colpo rapido. Bulletto. Il Coromon intimidisce l'avversario, abbassandogli l'attacco fisico. Come leader della squadra è fuori dalla lotta. Come leader della squadra è fuori dalla lotta, ha la probabilità di allontanare i Coromon selvatici più deboli. Ah, davvero? Interessante. È un repellente umano. Ovviamente lo tengo, non lo libero. Non gli diamo un soprannome. E lo inviamo al deposito per ora. Tutti prendono uno sputo di esperienza. Ah, e Moffell sale addirittura a livello 16. Buzzlet a livello 10. Ok. E proseguiamo. Torta PS. Torta PE. E senza repellente. Quindi era quello il Pokémon raro di cui parlava il tipo. L'ho catturato, bro. Alcuni ricercatori duellanti hanno passato ore e ore a cercare un Lunar Poop. Che scemi, non lo sanno che si trova solamente andando giù per quella scala. Ah, ok, allora Pokémon raro è Lunar Poop. Ok, infatti se noi andiamo probabilmente in mondo, Grotta Fragorosa, eccolo qui Lunar Poop. O meglio, qui. Ne abbiamo ancora uno che non abbiamo trovato. Possiamo trovare anche il Pokémon Sabbia. Il Coromon Sabbia. E Lunar Poop. Beh, Lunar Poop è da cercare, ma magari lo farò fuori dall'episodio, perché altrimenti diventa una cosa lunghissima. Qui ci prendiamo la nostra bella torta e proseguiamo. Mettiamoci davanti di nuovo però Fiddly. Sopra siamo andati, però adesso andiamo a destra. Cioè sopra a sinistra andiamo. Armado non ci interessa combatterlo. È potente però questo Armado, attenzione. Catturare, eh. Da catturare è un armadio potente. Graffio.
da sostituire con il nostro. Oggetti. Spinner, vai. No, non voglio controllare il sommario, non voglio dare un soprannome. E lo invio al deposito per ora. Quando si incontra un Cormon potente, lo si cattura sempre. Spruzzi, il Cormon si fonda contro un nemico ad alta velocità infliggendo danni. Bene. Fammi passare, per favore. Ah, è vero, qui sopra non posso passare, però posso andare a destra, da lì sopra, no? Cioè a sinistra, di nuovo. Che è un Buzzlet. Proviamo a catturarlo per vedere se è potente. Se è sopra il 14 questo. Vediamo, Graffio. No, lo shotta, è vero. È vero che è molto efficace, Graffio. Come non detto. Ok, ora andiamo a sinistra per l'appunto. Un Lumos. O Lumon. Lumon. Vai, altro Graffio. Addio Lumon. Un po' di esperienza che non si butta mai via. Ok, abbiamo degli obiettivi da sbloccare, sblocchiamoli. Vai, ogni 10 lotte vinte. Abbiamo qualcos'altro? Forse no, forse sì. Sì, infatti, non era andato però. Ok. Ma ho un modo di sbloccare qualcosa magari qui sotto? Ah, ecco, appunto, mi sembrava strano. Sicuramente l'avete scritto nei commenti, ma io l'ho scoperto solo ora. Hai riscattato il tuo bonus promozionale. Torta PS è stato aggiunto al tuo inventario. Ok, prendiamoci tutte queste cose. Che infatti mi sembrava strano salire di livello senza ottenere niente. 1000 d'oro. Torta PE. Repellente? Oh, spinner curativo 2. Torta combo. Frutto. Berra, ok. Richiamo Lux. Spinner nanna. Mossa istantanea, ok, 3 per 1. 1500 gold. E due frammenti di fenice. Tra l'altro qua possiamo anche spoilerarci un po'. Tutto quello che c'è da prendere. Possiamo arrivare fino alla fine. Questa è un'altra mossa istantanea, mi sembra. Dall'icona. E possiamo arrivare fino a livello 50. Quindi ce n'è di strada da fare. Salve. Mi sa che sono in questa grotta da troppo tempo. Sbaglio o ho appena visto passare un tizio blu che correva? Forse un po' di esercizio potrebbe schiarire le mie idee. Va bene, Owain? Questo è Sandile, palese. Tipo terra, ok, ci stava. Due però le mosse di tipo acqua. Addio, addio bro. Quanto fa Spruzzi esattamente? 65 speciale. Però lui è un attaccante fisico, non speciale, quindi useremo questa. Dai, solo una volta ha colpito, ma che sfiga. Ok, ho usato un'altra volta il rafforzatore. Buono. Addio Sandile. Livello 16 per Fiddly. Oh, si evolve. Silquil, andiamo. Questo è proprio l'episodio delle prime evoluzioni, eh? Tra l'altro Silquil si evolve senza aver quasi mai combattuto, solamente grazie al condivido esperienza. Ok, Silquil si è evoluto in Guildwing. Al 15 si evolve lui, ok. Un altro Sandscale. Altra taglio furioso. Ah, il buio è super efficace contro l'acqua. Prenditelo, va. Perfetto. Se rimane qui sotto troppo lungo inizierai a vedere cose strane, ok? Allora, ora possiamo anche togliere il condivido esperienza da Guildwing. È a livello 15, va più che bene. Quindi, spostiamolo.
Eh no, voglio spostarlo, scusate. Ecco qui. E diamolo a Armado. Mettiamo davanti magari Moffett. No, aspettiamo, aspettiamo. Andiamo avanti così per ora. Niente strumentini qui. Ok, un Lumon. Un Lumon contro cui possiamo fare graffio. E mandarlo al creatore. Perfetto. Qui non abbiamo strumenti di nessun tipo. Qui sotto c'è nulla. Strano. Ok. E qui però bisognerà usare la spinta. Infatti. Qui niente. Però qui c'è uno strumento. Spinner statico. Perfetto. E si può salire. Forse dietro la scala però c'è uno strumento. Aspetta, eh. Forse c'è uno strumento nascosto dietro. No, non l'hanno fatto, peccato. Ok, qui sopra, nada. Nemmeno qui. Qui si deve per forza dare la spinta. Dai, su forza, bravo. Qui sotto c'è uno strumentopolo. Tortapombo, ok. Siamo andati sotto, ricordiamoci che c'è anche l'altra via, eh. Che è un armado. Con il crepuscolo, va bene. Umidificatore. Ma io armado semplicemente farei fuga. Non mi interessa combatterlo. Altro Pokémon. O meglio, Ghostlime. Umidificatore, che okay, va bene, è la nostra abilità. Fammi vedere cos'è lui. Tipo elettro anche lui. Quindi con uno squarcio lo dovremmo ammazzare. Usiamo spruzzi, sperando di non ucciderlo. Ok, perfetto. Schiaffo energetico, ci uccide? Fortunatamente no. Frutto Canul, bravo, mangiatelo. Ok, un altro spruzzi. Beh, effettivamente sappiamo che toglie il danno uguale al livello del Pokémon, quindi sappiamo che fa 10 questo attacco a quel Pokémon lì. Usiamo lo spinner. Dovrebbe entrare in teoria. Perfetto. Sì, diamo un'occhiata a sommario. Allora, abbastanza equilibrato come Pokémon questo. Non comune, Ghostlime. E standard 12 va bene come potenziale. Schiaffo energetico, diamo un'occhiata, è 30-95, abbassando la sua difesa fisica, non male, la forzatura lo sappiamo, pugno elettrico, sulla testa da 1 a 3 volte, ogni colpo ha una percentuale di probabilità di abbatterlo, anche questo non è male. La sua abilità, forza peso, la massa del Coromon è talmente grande da conferire il 25% di possibilità di impedire agli avversari di venire sostituiti e fuggire. Va bene, ok, ci può stare. Lo teniamo. Noi gli diamo un soprannome e lo mandiamo al deposito. Fiddler 17. Ok, si prosegue. Salve. Fate un giro nella grotta fragorosa, dicevano. Sarà divertente, dicevano. Ok, Miles. Fiddly contro Mino, che se non sbaglio è di tipo fuoco, quindi l'acqua se la sente, infatti. Addio Mino. E sì, fai pure cosa carina, ma addio. Addio caro Mino. Armato a livello 12, ottimo. Slytherin, questo è un tipo velenoso, potrebbe essere fastidioso, quindi direi di non metterci qua a fare scippo, ma di ucciderlo direttamente. Vai. Morsa. Cioè non può abbandonare il campo di battaglia, ma
Tranquillo che non vuole abbandonare il campo di battaglia. Assorbimento potrebbe farmi molto male. Dai, colpisce almeno due volte. Niente, è impossibile farlo colpire. Pungiglione velenoso. Non avere armi, per favore. Grazie. Ok. Abbiamo battuto anche questo allenatore. Fiddler ha risvegliato il suo potenziale. Direi di metterlo un po' in velocità. E come sempre attacco e attacco di nuovo. Deve diventare un attaccante fortissimo questo. Ha sbloccato sopportazione. Per il resto del turno il Coromon rimane in vita anche se i suoi PS sarebbero scesi sotto a 1. Ogni movimento fallirà se usato in maniera consecutiva. Ok. Focale energia mi sembra. È un Pokémon questa mossa. Non penso mi serva. Però magari al posto di rafforzatore potrebbe essere utile in alcuni casi. Quindi mettiamoli là. Armadio ha risvegliato parte del suo potenziale, ottimo. A lui invece diamo così. Deve essere molto difensivo. Ok. Come farò ad uscire di qui? Bella domanda. Altro Pokémon selvatico. Ok. Un Moffell. Continua a calare il crepuscolo. Tra l'altro una cosa che mi piace di questo gioco, che snellisce un po' le battaglie con gli elementi atmosferici, è che non te li vengono a ricordare in ogni turno, ma solamente all'inizio della battaglia. Non è che ogni turno fanno, continua a piovere, continua ad esserci il crepuscolo o altro. Allora, potremmo anche cambiare Pokémon davanti. Abbiamo delle conquiste da fare, sì, va bene. Tac, tac. Ok, e potremmo mettere Moffell davanti ora. Al posto di Fiddly, lasciandolo un po' nelle retrovie, che ha fatto tanto per ora. Altro strumentino, richiamo Lux. Più nulla. Nemmeno qui. Andiamo giù. Quanta roba c'è da fare qua. Ok, un altro Ondus. Lui è debole a sabbia. Beh, addio Ondus. Colpo rapido riesce comunque a farmelo, ma un po' di esperienza me la prendo. Bene così. Armato a livello 13. E ha imparato taglio profondo. Lacera furiosamente il nemico facendolo sanguinare. Ha una probabilità del percentuale di aumentare l'attacco fisico del Coromon di uno stadio. Niente male. È tipo taglio furia. Credo. Ok, non più di così. Credo. Un Lumon. Allora, un Lumon con un graffio dovrebbe andare giù. Super efficace. Infatti. E darci un bel po' di punti esperienza. Così si dovrebbe riuscire a passare, no? Ecco fatto. Andiamo a prendere quello strumento lassù. Qui non ci sono strumenti invisibili. Ma c'è questa cesta d'oro. Essenza repellente, torta combo, frutto bear. Non male, non mi lamento. Torniamo su. Un altro Hondus. Cala il crepuscolo e addio. Niente, deve sempre usare colpo rapido per rompermi le palle, sto tipo. Perfetto, vai, spinta. Lo troveremo prima o poi quel Thomas che si è perso qui dentro, eh. Da qui si scende, non voglio farlo. Voglio continuare la mia esplorazione qua sopra. Salve. Questo posto pullula di ricercatori duellanti che si lamentano del buio. Spero che tu sia più audace di loro. Assolutamente. Ronald. Allora, Armado. Ok. Crepuscolo, va bene. Contro Armado forse possiamo permetterci di fare un po' di scippo. Però solo 65 non ne vale la pena. Assolutamente no. Allora.
armato. Ok, tipo normale. Useremo palla di sabbia. Perché non può agire nel crepuscolo, scusami? E poi perché mi ha fatto così tanto male? Allora, cambiamo un attimo Pokémon. Ma andiamo a Arawara. Arawara lì. Un attimo, eh. Che fa un bordello male sto coso. Zampillo magari no, che gli togliamo solo 13. Mentre con morso gelato non gli togliamo nemmeno tanto. Proviamo con Graffio. Costissimo questo armadio. Che è frutto giuba, buono. Andiamo ancora di morso gelato oppure di vendetta? No, morso gelato. Ok, dovremmo però batterlo con Graffio. Ok, buono. Tutti guadagnano un po' di punti esperienza e qualcuno sale di livello. Moffel si evolve anche lui in questo episodio. Vai, vediamo un po' la sua prossima. Sembra un serpentone. Sembra quasi. Ok, più grande e più grosso, semplicemente. Digmo. A livello 17. Artigli subdoli sbloccato. Colpisce il nemico da dietro con uno o due rapidi colpi di artiglio. Ogni colpo ha una probabilità di far sanguinare il nemico. Questo è buono. Sicuramente meglio di Codorotante. Tanto per... Sì, sicuramente meglio di Codorotante. Via. Fiddly. Bene, Fiddly. Morso gelato. Ma che... Gli ho fatto male. Un altro morso gelato. Bene così. Arora a livello 17. E Armado a livello 14. Il buio ha interferito con il mio processo decisionale. Non è giusto. Ma guarda. Frega proprio niente. Ok, e di qui non si può prendere nulla. Ah, però avremmo potuto prendere quella cesta. Io direi di andarla a prenderla allora. Moffel e Digmow. Lui cosa prende? Acqua di danno. Proviamo artigli subdoli. Ah, non era molto efficace, ecco perché gli ha fatto così poco. Facciamogli un graffio allora. Via. Obiettivo sbloccato. Abbiamo un po' di obiettivi sbloccati, eh. Sblocchiamoli del tutto. Eccoci qui. Vai. Abbiamo fatto anche il livello allenatore. Due livelli allenatore. Prendiamoci le ricompense. Fidget Spinner. E... Torto attacco fisico. Ok. Andiamo a prenderci quella cesta allora qui. Torta PS, va bene. E rimettiamo davanti lui. No, lasciamo davanti Digmo. Magari usiamo una torta PS per curarlo. Anche a lui. E pure a lui. E in caso poi diamogli dei frutti. Sono qui i frutti, vero? No, qui. Diamogli un frutto. Aumenta l'attacco. No, abbiamo questo. Aumenta l'esperienza guadagnata in una lotta. Ma perché no? Diamola a Fiddly. Potrebbe entrare in campo da un momento all'altro. Ed ora torniamo su. Houndoom. Questo ce lo prendiamo volentieri come esperienza. Niente, devo comunque usare colpo rapido quello stronzo. E poi non possiamo colpire perché siamo nel crepuscolo. Oh, va bene. Prenditi questo colpo super efficace e vai a casa. Buono. E a questo punto proseguiamo in alto.
Qui ci sono più strade da percorrere. Andiamo prima a sinistra. Qui abbiamo una cesta, ottimo. Armado, non ci interessa combatterlo. Fuga. Torta combo, ok. Qui sopra abbiamo un Pokémon selvatico. Ah, Gooslime. Ok. Allora, contro di lui è super efficace la terra. Perfetto. Addio. Meglio la sabbia, non la terra. Però prendo un bel po' di punti esperienza per questa cosa, eh. Niente male. Proseguiamo di qua. Altra cestolina. Torta PS, ottimo. E di qua si continua a salire. Immagino che si vada avanti, quindi da questa parte. Quindi voglio tornare giù. A torcia luminosa come abilità quello. Non so cosa faccia. Ma si prende un graffio in faccia e addio. Livello 18 per Digimon. Torniamo un attimo giù. E qui potrei fare così. Per andare avanti ancora. Buh! Non l'avevo vista davvero quella allenatrice. Contadol, ok. Potrebbe avere delle mosse di tipo acqua, quindi non rischierei a farmi uno scippo qui. Ma gli farei una mossa di tipo buio, artigli subdoli. Stoicismo, va bene. Infatti guardate che danno gli fa. Pelle tossica è stato avvelenato? Ma dai! Che infame! Niente, graffio, via. Altro stoicismo. Ma come fa ad essere più veloce di me quello? È una mossa che colpisce sempre per prima quella. Oh, vabbè, fuori dalle palle, Taddle. Armada a livello 15. Subisce gli effetti dell'avvelenamento, va bene. Fiddly. Cambiare Pokémon ora. Urge cambiare Pokémon. E mandare in campo Arawara. Ok. Penalia furiosa. Mi farà pochissimo. E no, invece un bel morso gelato. Niente male. Vai, morso gelato e addio. Pepatterbit era utile da tenere squadra perché se non sbaglio aveva l'abilità ladro, che gli permetteva di guadagnare molti più soldi dagli allenatori. Perché sono venuto qui, tra l'altro? Ah, c'è sta qui dietro. Ok, la mossa miccia a un Coromon. Accendi la miccia e scappa via. Ok, un altro Moffell. E devo curare l'avvelenamento questo, però. E devo la qualche mossa che ho io, no? Solo acqua. E tra l'altro è resistente a tutto il resto. Allora, curiamo un attimo il nostro Coromon. Possiamo dargli un Torta Detox, rimuove l'avvelenamento da un Coromon, usiamola, via. Perfetto. E a questo punto anche una torta PS piccola. Ecco fatto. Buono. E già che ci siamo, questo è arrivato a livello 15, direi di portarlo a livello 16. Con questo condivido esperienza, mettiamo davanti Arora. E proseguiamo dove dovevamo andare. Io continuo a lasciare gli incontri con i selvatici. È vero che rallentano molto gli episodi, ma potrebbero comparire dei Coromon potenti o perfetti. Per questo ritengo, beh, qua facciamo fuga, non abbiamo mosse super efficaci. E poi in caso appunto possiamo fare fuga e la cosa diventa molto più veloce. Gooslime. Dobbiamo provare a batterlo, Gooslime. Lui è debole a squarcio. Vai. Addio. Un po' di punti esperienza riprende,
Niente male. E saliamo. Spero che siamo arrivati. Oh, penso che siamo arrivati, credo. Salve. Sono rimasto bloccato sul piano precedente. Rimasto. Hanno sbagliato, è un'altra cosa. Ma sono sicuro che la mia squadra sia diventata più forte così. Esme. Cazzo è questo? Tipo spettro. Prende due perda magia spettro, mosse che ancora non abbiamo. Useremo. Vendetta mi sa che fa 60. Andiamo con vendetta. No, ma non è molto efficace, ok. Cosa fa Voodoo? Oddio, è la prima volta che lo vedo. Va bene. Usiamo morso gelato. Maschera blu. Ma che mosse sono? È agitato e non può usare? La mossa graffia è stata inibita. E useremo morso gelato. Ok, che Pokémon strani che ha questa tipa. O meglio che Coromon strani. Armando ha risvegliato parte del suo potenziale. Vai, vai su quell'attacco. E... cioè, magari... uno in velocità. Scarbon, questo l'abbiamo già visto. Ed è tipo... ok, perfetto. Addio, Zampillo. Ah, è stata inibita. Oh. Mi ha inibito tutto. Illuminazione. Cosa fa? Si tira su. Attacco fisico. E difesa fisica. Facciamo così, mandiamo Digimon e proviamo a fottere un po' di soldi a questa tipa. Vai, scippo d'oro. Vediamo quanti ne ha. 127, non male. Ma che mosse sono, ragazzi? Mi ha avvelenato. Boh. La terra non gli fa niente a lui. Usiamo graffio allora. Dovrebbe buttarlo giù. No, non lo butta giù. Cacchio. Colpo critico, avvelenato. Tosta questa battaglia contro la tipa, eh. Graffio. Ok. Subisce gli effetti dell'avvelenamento. Paulus. Diminuisce pure l'attacco fisico. Però io con una palla di sabbia devo riuscire a shottarlo. Esatto. Buono. Parte del potenziale. Vai su con l'attacco speciale, attacco fisico e velocità. E sale anche di livello. De suo. Armado a livello 16. Sei rimasto bloccato in un piano buio anche più a lungo di me. Perché sono diventato più forte di lei. Che abbiamo davanti. Ok, restiamo con Araora. Lui ormai non lo potremo più utilizzare. È troppo debole. Frammento di Fenice, buono. Comunque questa. Cioè, i dungeon sono davvero impegnativi, eh. Niente male. E se sei abituato alla difficoltà di Pokémon, questo ti disintegra. Dovrei avere anche altre conquiste? No, non ce l'ho. Ok. Proseguiamo. Bisogna stare molto attenti a gestirsi appunto le energie. Da questo fuggiamo. Perché non abbiamo mosse. Beh, avremo graffio in realtà. Vediamo se lo shotto. Buono. Pure con un attacco meno uno l'ho shottato. Il nostro Araora sta per risvegliare il suo potenziale, tra l'altro. Altro Coromon. Oh, Mubi! È raro? Mi sa di raro. Ha pure uragano. Fammi vedere a cosa è potente lui. Resiste alle mosse sabbia, elettro e buio. Con un graffio non dovrei shottarlo. Buono. Ricostruzione. Si rigenera. E si aumenta pure la difesa, cacchio. Sperando di catturarlo subito allora. Usiamo uno spinner argentato per tagliare la testa al toro.
preso. Vai. È standard 10, va bene. Però è raro, appunto. Non volevo farmelo scappare. Pugno furioso e ricostruzione. Pugno furioso, che è da 1 a 3 volte. Va bene. Ricostruzione. Recuperando il 15% dei punti salute e aumentando la sua difesa fisica di uno stadio. Niente male. Evoca una tempesta di sabbia quando entra in battaglia. Ovviamente lo tengo. Non gli do un soprannome. E lo invio a deposito. Buono questa cattura rara alla fine, eh. Apro la fine della grotta. Vai altro strumento. Essenza repellente. Ora qua vediamo un po' dove posso andare. Di lì non si va da nessuno. Cioè si va su a dire la verità. Però scendiamo prima. Infatti c'è un allenatore con uno strumento. Ho superato la parte più buia della grotta. Ora mi sento imbattibile. Va bene. Stand Scale. Ho una mossa acqua per te. Zampillo. Niente male. Altra mossa acqua. Però questo toglie. No, aspetta, mi fa 6. Usiamo morso gelato. Cioè, costa 6. Un po' troppo, eh. Ah, non è morto? Dai, però che sfiga. Mi diminuisce la velocità. Ok. Lui si è mangiato il frutto canulla. Ok, era meglio se avessi usato zampillo fin da subito. Avrei usato comunque meno punti di potenza e non ha nemmeno colpito. Questa è sfiga, ragazzi. Questa è proprio sfiga. Cambiamo Pokémon. Vai, Fidelì. Metti un po' di pioggia. Ok, sopravvive. Però gli abbassa la velocità. Va bene. Ok, si è mangiato un frutto lui. Tenaglia furiosa. Palla di fango, dovrebbe sopravvivere, sì. Basta che non fallisci e dovrebbe essere tuo. Buono. E lui si è preso infatti 608 punti esperienza. Livello 19. Arahora ha risvegliato la sua. Aruara ha risvegliato il suo potenziale nascosto. Andiamo con attacco fisico. PS e PS, vai. Tiriamo un po' sui PS. Armadill! Ci ha spoilerato l'evoluzione di Armaldo lì. E lui è potente, tra l'altro. Ok, questo potrebbe essere un problema. Livello 16, quindi questo gli farebbe. Ah no, Spruzzi però è un'altra cosa, vero? Però è speciale, non è un attacco speciale. Usiamo comunque Tenaglia Furiosa. Taglio profondo, mi uccide? Mi uccide. Mandiamo Arahora. E usiamo Morso Gelato. Non gli faccio niente. E devo riposare ora. Taglio profondo. Mi fa pure sanguinare. Cacchio. Però si è fermata l'emorragia. Buono, subito. Usiamo zampillo. Che è buono. E qui mi tocca usare oggetti. Una torta combo. Una torta combo M. Urge farlo. Vai. Per forza. Guarda però che cacchio di danni che fa questo. Si aumenta pure l'attacco. Devo usare. Forse una vendetta. Posso tirarlo giù? No! 2 PS. Adesso non dimmi che si mangia un frutto lui. No, ok. Graffio. Oh, finalmente deve fare un pisolino anche lui. Ok. Buono. Livello 19. Ah, non sono imbattibile come pensavo, però mi ha dato davvero tanto filo da torcere. Ok, prendiamoci questa cesta. Frutto Juban.
frutto cuco. E per questo episodio è davvero durato troppo, devo per forza finirlo qui. È tutto. Nel prossimo finiremo questo dungeon, andremo anche nelle altre parti a cercare magari dei Pokémon rari o degli strumenti che non abbiamo preso. E andremo a trovare Thomas, si spera. Quindi grazie per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!